Oggi vi preparo un buonissimo risotto al radicchio trevigiano. Seguite il video. Ciao! Per prima cosa ci mettete un bel po' di olio in una pentola e fate un bel soffritto con un bel cipollotto. Guardate un po' la quantità, a vostro gusto. E a questo punto aggiungete la pancetta affumicata. Quando avete fatto il soffritto aggiungete il riso, attenzione a non bruciarlo, dovete farlo tostare. Ora è il momento di aggiungere il vino bianco. Una bella mescolata perché non attacchi, girate, girate, girate. Con la cottura del riso dovete stare attenti a che non attacchi, quindi non perdete il controllo della pentola, state lì vicino, controllate. Per continuare la cottura del riso io ho preparato un brodo di carne, ma se lo volete più leggero potete benissimo usare un brodo vegetale. Eccolo qua il mio radicchio trevigiano, ora lo taglio a pezzettini in questo modo. Ho già cominciato a tagliarlo, ma vi faccio vedere come lo taglio io in questo modo. Nel riso aggiungo anche un po' di pepe. A 3 minuti prima della fine della cottura aggiungete il radicchio. Il radicchio fa presto a cuocere, controllate, poi va comunque a vostro gusto, a vostro piacere. Io lo preferisco un po' più crudino, non proprio cotto, cotto, cotto. Ora una bella spolverizzata di parmigiano reggiano o padano, come preferite, ma se vi piace anche un pochino di gorgonzola, ha il suo perché. Poi spegnete il fuoco, ci mettete un bel coperchio, lo lasciate riposare ancora per 2 o 3 minuti e poi lo servite. Che dire, non c'è niente di più buono di un risotto, che tra l'altro è anche il mio piatto preferito. Se fate la mia ricetta, mandatemi le foto su Instagram lauragioia_official e io le pubblico. Ciao, vi ringrazio per essere arrivati fino qui e al prossimo video. Ciao!